Terzo plotone, avanti, in piedi. A posto. Dietro, front. Avanti, Mars. Avanti, al passo, al passo. Volete che quelli vi credano un branco di ausiliari, eh? Andiamo, al passo. No, due, tre. No, due, tre. No, due, tre, quattro. Vita da cani sinistra. Sul destra. La casa lasciasti sinistra. Sul destra. Sola e tua moglie sinistra. Sul destra. Assieme a tuo figlio. Senti, Dick. Dammi retta, sparisci per un po'. La polizia si sta agitando parecchio. Hanno ricevuto una strigliata. Inutile, ho bisogno di soldi. Oh, se per questo ti aiuto io. Mi servono 2.003. Cosa? Va bene. Ho un migliaio di dollari e te li darò. Forse riesco a procurarti il rimanente. Beh, domani te li farò avere. Intanto non andare in giro, specialmente di notte. Già. Va a casa, Dick, e restaci. Sì. E non fare il funerale, il tuo amico Giulio è sempre qui. Bene, capitano. Sono lieto di vedervi sorridere di nuovo. Questo ci porta ai bei tempi quando vivevamo da pirati per bene, saccheggiando e massacrando. Capitano, perché non riprendiamo il mare? Sapete, c'è puzzo di guai nell'isola. A Parigi dicono, cerché la femme, e infatti vi dico che il cuoco mi ha detto, che il Nostromo gli ha detto di aver udito dire che Peter ha scacciato Trilli. Peter Pan ha scacciato Trilli? Proprio così, capitano, proprio così. Ma perché? A causa di Wendy, capitano. Pare che abbia provato a farle la festa. È gelosa di lei. Squadra omicidi, amico. Ah. Mi dica, lei da dove viene, mister? Da lontano. Fresco. E come l'ha capito? Dall'accento. Io riconosco tutti gli accenti. L'abbiamo pescato nel golfo. Non è lui. Forse è questo? No, troppo vecchio. Che aspetto aveva quel Wilson? Medio. Medio cosa? Media gioventù, media altezza. La spiegazione è molto chiara. Non ce ne sono altri. Questo è morto in un disastro d'auto. Non vorrà vederlo. Sarà meglio invece che lo veda. Non potrà riconoscerlo, è quasi completamente carbonizzato. Gli hanno preso tutto come per impedire la sua identificazione. Siete stati buoni con me. Ma vedete, uno schiavo evaso come me non ha speranze con quella gente. Se vogliono prendermi, morirò combattendo. Enoch, sei libero di scegliere tu. Sella e prenditi Tommy. Grazie. È arrivato un telegramma e ho pensato che possa interessarti. Ti vogliono a Washington per ricevere la nomina a governatore del... del territorio. La politica è in brutte acque se vogliono farti governatore. Eh sì, lo penso anch'io. Il treno parte alle 7, sono andato a vedere l'orario. Già, se ti dispiace non parlarne con Sabra per adesso. Perché? Come perché? Forse non voglio essere governatore. Sai, io me la dico poco con i politicari. Io ti ho dato solo un telegramma. Se vuoi nasconderlo sì. A Sabra, questo è affar tuo, non mio. Beh, io devo rientrare. Mi dispiace, signore. Non è possibile. Abbiamo l'albergo pieno. E poi quella che volete è la stanza migliore. È sempre occupata. Da chi? Guarda il registro. Mary! Dal signor Martinez. Ora è libera. Ma signore, perché guardi quell'animale? Che ci trovi? È un animale alto. Sei una sporcacciona. Commendatore, ho l'impressione che questo individuo sia proprio un osso duro. Io direi di soprassedere per il momento. Così dovrei tenermelo in casa? Mi pare inevitabile per ora, a meno che non voglia annullare di colpo gli effetti preziosi del suo magnifico gesto. Ma questa è una pazzia. Ma scusi, cosa le costa? Preferisce forse uno scandalo? Capisce che nella sua posizione lei è un industriale noto e tenga conto anche del momento politico. Soprassediamo fino alle elezioni. Glielo dica lei, perché se io parlo sa non mi controllo. Allora. Voi, venite qua. Il commendatore ha deciso di soprassedere per il momento, potete restare qui. Io non vorrei mandarvi tutto all'aria, so già che non sono capace. Andavo spesso a teatro da giovane e gli amanti gelosi, scusate il termine, hanno sempre un coltello, una pistola o magari il solito attizzatoio. Comunque qualcuno resta sempre sdraiato in terra. È vero, in vita mia ho sempre avuto paura. Dovresti vergognarti di te stesso. E me ne vergogno. Il signor Adams non vi farà del male, potete chiudere la porta a chiave. E nasconderti sotto il letto. Beh, non perdiamo altro tempo. No, tante grazie. Ma chiuderò la porta a chiave. Io sono Eolo. Ho avuto da Zeus il dominio di tutti i venti. Tu vedi qui con me mia moglie e i miei figlioli.
Li ho fatti sposare tra loro perché non andassero a sposarsi lontano, così posso averli tutti vicino a me. E non resterò solo. Gli ho imbandito una tavola perpetua, un banchetto che non ha mai fine. E tu parteciperai a questo banchetto fino a quando vorrò io. La mia ospitalità sarà dolce e lunga.